La situazione dei precari LSPU e LU è abbastanza grave, vengono definiti lavoratori fantasma, invisibili. Che messaggio viene dal governo oggi? Ma il messaggio è stato molto concreto perché, come sapete tutti, c'è stato un emendamento a prima firma del senatore Audino che ha risolto la questione dei precari, per cui c'è stata intanto la storicizzazione, la deroga, la possibilità di assumere, oltre ovviamente quello che è il turnover normalissimo dei comuni, per cui si andrà verso la stabilizzazione. Quindi per la prima volta dopo 26 anni finalmente c'è un governo che ha preso in mano la situazione, l'ha risolta grazie allo studio, grazie all'impegno, perché questa è l'ennesima prova che quando c'è una politica che davvero decide di risolvere i problemi si possono risolvere. Quindi finalmente dopo 26 anni queste persone potranno dignitosamente lavorare, percepire uno stipendio ed essere stabilizzati, quindi c'è una grande soddisfazione da parte nostra, merito del Movimento 5 Stelle, ripeto, del senatore Fabio Audino che insieme al deputato Riccardo Tucci per più di un anno e mezzo hanno lavorato per arrivare alla soluzione di questo problema. Allora, siamo qui per presentare per l'ennesima volta, lo abbiamo già fatto in giro per la provincia e continueremo a farlo anche pomeriggio a Vibo Valentia, in altra provincia, siamo qui a presentare quello che è stato il mio lavoro come primo firmatario sulla stabilizzazione degli LSU. È un lavoro che partì alla Camera grazie al collega Tucci e che adesso, grazie al lavoro che ho fatto al Senato, sono riuscito a inserire in questo provvedimento sia la deroga che la storicizzazione delle somme. In questo modo, in deroga al vincolo assunzionale e storicizzando le somme, il Ministero dà un grandissimo e validissimo aiuto alle amministrazioni comunali perché queste potranno cominciare l'iter di stabilizzazione di questi lavoratori che dopo 26 anni potranno avere l'ambizione ad avere un contratto a tempo indeterminato. È una, secondo me, una vittoria storica del movimento, del sottoscritto e di chi ci ha creduto, il governo, il ministro Castelli, ministro del lavoro e della funzione pubblica, perché adesso possiamo cominciare veramente a rendere questi lavoratori liberi e soprattutto stabili senza quella odiosissima quell'odiosissimo iter che ogni anno si riproponeva fra Santo Stefano e Capodanno per prorogare di anno in anno il loro contratto. Quindi credo che sia una bella giornata oggi spiegheremo come è stato fatto questo emendamento e quali sono ora i prossimi passi. Entro il 31 gennaio bisognerà fare la manifestazione di interesse da parte dei comuni che dovranno inserire presso il sito della funzione pubblica tutto quello che va fatto per iniziare l'iter. Entro il 31 marzo poi ci sarà un'altra scadenza che riguarda i ministeri e via via poi nel corso dei mesi si può attuare questa stabilizzazione che credo sia una grande bella vittoria per i lavoratori e per i calabresi in genere.